Mal di ventilazione questa mattina alle poste di ACI Sant'Antonio. Entrati attraverso un foro, ripuliscono la cassaforte. Dipendente in stato di shock in ospedale. In scadenza nel cimitero di Acireale il saldo per l'acquisto dei loculi. Nella struttura al vaglio della magistratura in tanti si chiedono se pagare o no. Un vero e proprio atto di vandalismo è stato consumato nei giorni scorsi ad ACI Sant'Antonio a danni di una insegnante. Gli ex affittuari sfrattati hanno imbrattato la casa. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale ci occuperemo del protocollo d'intesa siglato tra il comune di ACI Catena e l'Ordine degli Architetti di Catania. Obiettivo: sviluppare le competenze dei giovani professionisti. Ma parleremo anche della manifestazione Donne in Divisa. Il comune di ACI Sant'Antonio ha celebrato questa mattina la questa manifestazione appunto denominata Donne in Divisa. Ci occuperemo anche di calcio, le iniziative della Acireale Calcio in occasione della partita casalinga di domenica prossima, mentre ad ACI Catena i tifosi incontrano il sindaco, incontrano l'amministrazione comunale. Andiamo con ordine, andiamo ad aprire, lo facciamo con la cronaca. Colpo, dicevamo, questa mattina alle poste di ACI Sant'Antonio. Vediamo. Ancora una volta l'ufficio postale di ACI Sant'Antonio è stato preso d'assalto dai malviventi. Stamattina, all'orario di apertura, i ladri si sarebbero introdotti alle poste e avrebbero rubato tutto il denaro presente in cassaforte e tenuto in sequestro i lavoratori. Un colpo premeditato. Sarebbero infatti passati attraverso un foro praticato 10 giorni addietro, che l'azienda però non aveva riparato. Ad avere la peggio stamattina è stato un dipendente che, colto dall'ansia, è finito in ospedale e si trova ancora in stato di shock. Stanno indagando sulla vicenda i carabinieri della stazione di ACI Sant'Antonio. Il drammatico evento di oggi cade proprio in concomitanza con l'annullamento della vigilanza armata a guardia degli uffici postali. Una vera e propria operazione di spending review che però ha messo ancora una volta a repentaglio la vita dei dipendenti, costretti a subire pressioni fisiche e psicologiche schiaccianti. A proposito di quanto accaduto, si è espresso con toni forti il sindacato CISL, che chiede la sicurezza e la dignità dei lavoratori sui posti di lavoro. Infatti ci colleghiamo telefonicamente con il segretario territoriale della Federazione Lavoratori Poste della CISL, Salvo Di Grazia, che si trova appunto in questi minuti ad ACI Sant'Antonio, che chiama in causa l'azienda definita l'unica responsabile di quanto successo, perché la CISL, ci dice Di Grazia, ne aveva sollecitato l'immediata riparazione di un foro praticato una settimana, 10 giorni prima. Sentiamo. Ancora una volta l'azienda in questo caso non è stata assolutamente tempestiva rispetto a, insomma, degli interventi di natura tecnica che avrebbe dovuto fare anche dietro una nostra segnalazione. E purtroppo, diciamo, i malintenzionati quest'oggi, approfittando di una parete, di un foro che loro stessi avevano praticato qualche tempo fa, sono penetrati nell'ufficio postale. Ovviamente con tutte le ripercussioni del caso sui lavoratori. Un foro che non è stato riparato a suo tempo e del quale ovviamente i malintenzionati per entrare dentro l'ufficio. Quindi direi che le responsabilità dell'azienda sono essenziali in questo caso. Perché purtroppo l'azienda, che è indirizzata al taglio dei costi, soprattutto in termini di sicurezza delle persone, sta praticamente proprio in questi giorni eliminando tutte le vigilanze armate che oggi presidiano gli uffici postali, anche nei quartieri più a rischio. Guardi, Catania è una città tristemente purtroppo ai primi posti come eventi criminosi proprio ai danni degli uffici postali, però evidentemente queste notizie per l'azienda non spingono l'azienda stessa a dover fare, come riteniamo che sia un dovere, i necessari investimenti sulla sicurezza, quindi guardie armate, tecnologie, insomma
tutte cose che l'azienda purtroppo supera proprio per una questione meramente economica. Non è possibile costruire bilanci sulla pelle delle persone. Ecco, quindi dite no, chiaramente no, ad una economia sui bilanci con il rischio, con i termini di sicurezza che vengono meno. Quali sono le prossime azioni che porterete avanti? Guardi, oggi noi vedremo, faremo un direttivo, vedremo come cosa ne uscirà fuori. Di sicuro non staremo fermi di fronte a questo. Anzi, preannunciamo delle prossime azioni di lotta che vediamo nelle prossime ore, sicuramente sapremo essere più precisi rispetto a questo, ma di sicuro non staremo fermi. Parliamo d'altro. I carabinieri della stazione di Aci Catena hanno arrestato un uomo di 30 anni, il trentenne acese Andrea Filippello, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Messina, condannato per rapina aggravata, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi a Giardini Naxos, a Nizza di Sicilia e a Palermo tra il 2007 e il 2009. Filippello dovrà scontare in carcere 4 anni, 1 mese e 24 giorni di reclusione. Il giovane è stato associato così, dopo le formalità di rito, al carcere di Piazza Lanza a Catania. Colombari di nuova costruzione nel cimitero di Acireale. Molti acquirenti di loculi si chiedono se pagare o meno il saldo d'acquisto. L'opera è quella finita sotto inchiesta nel mirino della magistratura per le famose modalità di collaudo. Pagare o non pagare, questo è il dilemma di tanti acesi che hanno acquistato uno dei loculi della nuova cappella comunale di recente costruzione e che dispone di 2700 posti. Una situazione derivante dal fatto che tali persone, nel contratto di acquisto stilato con la società San Sebastiano, hanno sottoscritto l'impegno a saldare il costo dell'opera entro 90 giorni dal collaudo eseguito. Si tratta in pratica della terza rata e inoltre del colombario finito sotto la lente di osservazione recentemente da parte dell'autorità giudiziaria per le modalità di esecuzione del collaudo, motivo per cui è scaturito il dubbio evidenziato. L'assessore ai lavori pubblici Nandardita, anche nella sua qualità di sindaco facente funzioni, riguardo l'interrogativo posto da questi cittadini, non essendo una problematica di pertinenza dell'ente, non è stato in grado in tal modo di fornire alcuna indicazione particolare e utile in un senso oppure eventualmente in un altro. Dalla società San Sebastiano è giunto invece l'invito a recarsi nei propri uffici del cimitero per un confronto con il responsabile del settore contabile, anche se in tanti hanno già proceduto a saldare il tutto. Si potranno ricevere, se adottate, eventualmente ulteriori indicazioni su tempi e modi. Al di là di ciò, viene infatti fatto notare, da un punto di vista tecnico, anche con documenti del Comune, l'opera risulta essere con le dovute autorizzazioni, seguendo peraltro l'iter previsto, anche da un punto di vista di certificazione di idoneità sismica. Peraltro in questi giorni, come ha avuto modo di evidenziare l'architetto Giuseppe Balsamo, si sta provvedendo ad eliminare alcune disfunzioni emerse con il posizionamento di infissi nelle aperture, dopo che si erano avute infiltrazioni di acqua piovana nei corridoi. È in corso inoltre la posta di cestelli per i rifiuti. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, torniamo presto. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza, concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Noleggia con Brio. Felici di scegliere l'auto, la moto, il furgone. Senza carta di credito, nessuna cauzione, chilometraggio illimitato. Auto noleggio Brio. Massima garanzia sui mezzi sempre controllati e ricondizionati. Auto, moto, furgoni, pulmini 9 posti. Via Salvatore Vigo 173 a Cireale. Per info 095 286 56 39. Noleggio auto giornaliero da 35 euro.
Da sabato 17 febbraio, Red Fish vi aspetta con un assortimento straordinario di offertissime. Red Fish ad Acireale, in via Nazionale per Catania 149. All'Autoscuola Santa Lucia ti guidano chilometro dopo chilometro sulla strada della sicurezza al volante. Ti mettono in moto con semplici lezioni pratiche o teoriche computerizzate. Se vuoi prendere la patente alle Autoscuole Santa Lucia e Il Gabbiano, è a tua disposizione un simulatore professionale con il quale imparare a guidare è semplice. Autoscuola Santa Lucia, via Vittorio Emanuele 199, ACI Catena. Autoscuola Il Gabbiano, via Paolo Vasta 227, ACI Reale. Conseguimento, rinnovo, revisione. Recupero punti della carta di qualificazione del conducente. Autoscuola Santa Lucia. La guida alla guida. Vi raccontiamo adesso quanto successo nei giorni scorsi ad una insegnante sant'antonese, una famiglia che risiedeva in una abitazione della docente, viene sfrattata e al momento di lasciare la casa si vendica imbrattando l'appartamento con vernice ed escrementi. È un vero e proprio atto di vandalismo quello perpetrato ai danni dell'immobile di Margherita Bottino, nota da ACI Sant'Antonio perché docente di lettere della scuola media Alcide De Gasperi. La casa, oggetto di una cattiveria o forse di una rabbia che lascia attoniti, si trova nel centro storico sant'antonese. Escrementi disseminati in ogni dove, pareti tappezzate di scritti ed insulti, tutto rigorosamente con una vernice rossa, forse per ricordare il colore vivo del sangue, giusto per rendere ancora più inquietante uno spettacolo già di per sé abbastanza orribile. Persino i sanitari sono stati imbrattati e distrutti. Autori dello scellerato gesto sarebbero stati gli ex affittuari che vivevano in questa casa già da 3 anni, ma che da quasi 2 non pagavano il canone d'affitto. Forse una vendetta per l'obbligo di sfratto intimato da Margherita Bottino, con tanto di sentenza da parte del tribunale. Quando io, l'ufficiale giudiziario e l'avvocato abbiamo aperto la porta di questi inquilini, abbiamo trovato uno sfacelo, ma non soltanto le mura a terra, ma gli escrementi, i loro escrementi, e raccolti chissà da quanto tempo, tutti sparpagliati per terra. Immaginate che olezzo che c'era lì nella mia casa. Ad abitare in questa casa nell'ultimo tempo era una famigliola composta dalla madre e da 2 minori. Una famiglia nota all'ufficio dei servizi sociali del comune di ACI Sant'Antonio per la situazione di indigenza. Era stato proprio il personale del comune a chiedere alla signora Bottino di temporeggiare, di avere pazienza e di non intimare subito lo sfratto. Una pazienza durata 2 anni, che sarebbe poi svanita davanti agli atteggiamenti indisponenti degli ex affittuari, con i quali originariamente era riuscita a stringere persino buoni rapporti. All'inizio i rapporti erano ottimi, anche se proprio sin dall'inizio loro non hanno iniziato a pagare il canone, però in un certo senso li comprendevo, li capivo, li portavo al mare. I ragazzini e anche la signora, perché erano senza macchina, quando facevo le ciambelle gliele portavo. Poi sono stata costretta a sfrattarli, io non posso permettermi, e poi ripeto, la carità la faccio a chi dico io, non chi con la prepotenza si impossessa della mia casa. Appena ho fatto lo sfratto, loro con tutto il cibo che gli davano, la Caritas o la parrocchia, me lo buttavano dal muro. Queste non sono persone che meritano la nostra carità, la carità di chi lavora per pagarsi il mutuo e chi poi si trova la casa distrutta, distrutta. Ad incrinare i rapporti era stato un preciso evento. Gli affittuari si sarebbero lamentati perché la Bottino avrebbe fatto sospendere volontariamente il servizio idrico e il personale di servizi sociali sarebbero intervenuti. Non sono queste le persone a cui va fatta la carità, lo ripete più volte Margherita Bottino, mentre si sente umiliata ed indignata e mentre avrebbe sperato in una maggiore comprensione e forse in una maggiore solidarietà da parte del personale del comune e da parte dello stesso primo cittadino, Santo Caruso. Gli inquilini sono venuti una mattina nel mio ufficio per chiedermi di intervenire su una questione che riguardava ovviamente i rapporti con chi ha affittato l'immobile, perché era stata chiusa l'acqua. Ovviamente un sindaco che si sente dire da persone senza conoscere chi erano le persone e chi era la persona che affittava, ho solo invitato i signori, in quel caso la signora assieme a 2 minori, perché in quella casa abitavano anche 2 minori, di andare ai servizi sociali per verificare la situazione.
Questo è l'intervento che ha fatto il sindaco. Ma non penso che un sindaco possa assolutamente non intervenire in caso in cui si presenta nella sua stanza una signora con due minori e si dice che dove abita gli è stata chiusa l'acqua. Ovviamente tutte le azioni che sono state fatte dai servizi sociali, la responsabilità è dell'assistente sociale, perché ha un ruolo ben preciso, ha un ruolo di sostegno e deve svolgere il lavoro. Se la signora si sente lesa nell'atteggiamento da parte dell'assistente sociale, la invito a venire a trovare nella mia stanza, perché è giusto chiarire senza evitare speculazioni particolari. Ma si vede che è un atto specifico di vandalismo, però ripeto, in quel caso ci sono gli organi competenti a cui bisogna rivolgersi e ovviamente fare le denunce, perché se c'è stato fatto un danno qualcuno deve pagare. Parliamo d'altro: protocollo d'intesa fra il comune di Aci Catena e l'Ordine degli Ingegneri di Catania. L'obiettivo è stimolare la crescita professionale dei giovani ingegneri. Stilato un protocollo d'intesa fra il Comune di Aci Catena e l'Ordine degli Ingegneri di Catania, con l'obiettivo di contribuire alla migliore formazione possibile, come si suol dire direttamente sul campo, da parte dei giovani iscritti all'Ordine con meno di 5 anni di anzianità, non avendo in ogni caso superato il 35° anno di età. A sottoscrivere il documento di collaborazione il primo cittadino catenoto, Nello Oliveri, e l'ingegnere Giuseppe Platania, presidente dell'Ordine di Catania. La formazione in materia di lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e sicurezza rappresenta un aspetto fondamentale nella crescita professionale delle nuove leve. Il Comune, con la stipula della collaborazione, intende contribuire a ciò, permettendo così tirocini negli uffici dell'area tecnica dell'ente, cosa che potrà inoltre costituire un supporto anche al personale in organico. Il Comune di Aci Catena consentirà perciò attività di formazione per un periodo massimo di 6 mesi per ciascun ingegnere, per un numero di ammessi non superiore a 3 unità per anno. Il Comune riconoscerà a ciascun ingegnere selezionato a carico del bilancio dell'ente, nel rispetto della direttiva regionale, un rimborso mensile forfettario non inferiore a 500 euro. Allo scadere del periodo del tirocinio potrebbe essere rilasciata la relativa attestazione di partecipazione al corso al professionista. Questi ultimi saranno scelti con avviso pubblico e sulla base di una procedura adottata dal Comune. Da Aci Catena torniamo ad Aci Sant'Antonio. Il Comune ha celebrato questa mattina la donna con la manifestazione denominata Donne in Divisa. Seppur a distanza di una settimana dal giorno tradizionale, il Comune di Aci Sant'Antonio oggi ha festeggiato la donna e lo ha fatto con un'interessante manifestazione nei locali della Scuola Media Fabrizio De André di Santa Maria La Stella. Protagoniste di questa giornata sono state delle donne in divisa, esponenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Marina Militare, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Marines Americani, presenti anche 2 volontarie della Croce Rossa. Proprio queste donne hanno dato testimonianza ai ragazzi di cosa significhi impegnarsi attivamente nel mondo militare e civile. Da quando le donne hanno avuto la possibilità di arruolarsi nell'arma, tutto è cambiato, ha detto il primo cittadino Santo Caruso. Le donne hanno una grande capacità organizzativa, hanno maggiore sensibilità di noi uomini. Lo dimostrano ogni giorno nella gestione familiare. Sono determinate, sono capaci. Il mondo politico, sociale e militare ha acquistato una grande forza da quando a loro sono state date pari opportunità. Accanto al sindaco c'era anche il suo vice, Michele Quattrocchi, vero organizzatore della manifestazione, che da tempo mantiene i rapporti con Alberto Lunetta, esponente delle relazioni internazionali per conto della base di Sigonella. A sposare con grande trasporto l'evento è stato anche la professoressa Venere Eleonora Russo, dirigente scolastico dell'Istituto Fabrizio De André. Le donne hanno assoluta parità, guadagnata con tanti sacrifici negli anni, con tante tragedie, con tante situazioni anche difficoltose, e che quindi hanno ben diritto a entrare anche, a essere anche parte delle forze armate. Noi siamo stati l'ultimo paese, perché solo nel 1999 c'è stata una legge delega, ma la prima proposta di legge era stata fatta nel 1963, quindi l'iter legislativo è stato un po' lungo. Però siamo stati l'ultimo paese ad ammettere le donne nelle forze armate, però devo dire che in questi anni il numero è aumentato e queste donne hanno dato veramente prova di essere d'aiuto grandissimo alle forze armate stesse.
E questa è una cosa che i ragazzi devono comprendere, un po' per il rispetto delle forze umbande, sempre per il rispetto delle donne e anche perché potrebbe diventare un percorso lavorativo, quindi orientativo per loro. Di donne continueremo a parlare anche nella terza parte, grazie all'iniziativa dell'associazione ACI Sant'Antonio Riparte, ma intanto pubblicità. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. È arrivata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E non sana, da reità. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 55%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzione in fissi. Ad Aci Reale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella. E in più, paghi in comode rate. Nei giorni scorsi ad Aci Sant'Antonio, manifestazione denominata Incontri del Sud, insieme per la cultura, le muse nelle terre di Aci. Manifestazione giunta alla quarta edizione, dedicata alla donna. Ha riscosso enorme successo di pubblico e di critica l'incontro dedicato alla donna, svoltosi domenica scorsa dal tema L'età della donna, organizzato dall'associazione Aci Sant'Antonio Riparte, assieme al Laboratorio delle Arti e della Letteratura, le Muse di Reggio Calabria. Il gruppo calabrese, lo ricordiamo, è stato accolto ad Aci Catena dal primo cittadino Nello Oliveri, oltre che da assessori e consiglieri comunali. L'accoglienza è proseguita con la visita delle terme romane di Santa Venera al Pozzo e successivamente di Piazza Reitana e lo stabilimento che produce il lupino siciliano. La serata poi, svoltasi nei locali del Museo del Carretto Siciliano, ha visto gli artisti affrontare il tema della donna, che è stato rappresentato efficacemente da diverse opere, tra cui quadri, sculture, poesie, esposte all'interno del museo. Ospite d'onore è stata l'attrice Vitalba D'Andrea, la quale ha recitato un monologo sulla donna. Ad allietare ancor più la serata, l'esibizione delle scuole di ballo, Danzarte di Aci Buonaccorsi e Etrarte di Santa Venerina. A fine serata Giuseppe Musumeci, presidente dell'Associazione Sant'Antonese, ha dato appuntamento al prossimo anno per la quinta edizione dell'evento. Parliamo di calcio. Domenica prossima, in occasione della gara casalinga contro la Palmese, inizio fissato alle ore 15, intanto vediamo le immagini della gara di andata, la Cireale ha previsto l'ingresso gratuito per le donne che verranno allo stadio in compagnia di un abbonato. È un modo, ha spiegato il neopresidente della società granata Gianluca Cannavò, per ringraziare gli abbonati che in occasione della gara con l'Ercolanese sono stati invitati a pagare ugualmente il biglietto. Per il nuovo corso societario è stato un gesto mortificante perché l'abbonato deve essere sempre tutelato e fidelizzato. Per questi motivi rispondiamo creando un evento a loro dedicato. La maglia granata, conclude Cannavò, è il colore della nostra pelle e noi la onoreremo sino alla fine.
C'è da dire che le donne non sono l'unica categoria agevolata da questa iniziativa, anche i ragazzi fino ai 14 anni potranno entrare allo stadio senza pagare biglietto. Dalla Cireale Calcio all'ACI Catena Calcio, il sindaco Nello Oliveri e l'assessore allo sport Angelo Russo hanno incontrato alcuni rappresentanti della tifoseria organizzata dell'ACI Catena Calcio che avevano richiesto nei giorni precedenti una riunione con i vertici dell'amministrazione comunale. Confronto cordiale nel corso del quale i tifosi hanno auspicato che per la prossima stagione agonistica il glorioso nome e marchio regolarmente registrato alcune settimane fa proprio dai supporters biancorossi, vale a dire ACI Catena 1973, possa essere acquisito da dirigenti che dimostrino con i fatti di amare la città e che ne rispettino la storia e che gettino dunque le basi per fare un importante settore giovanile e un progetto duraturo. Insomma, i tifosi non vogliono avere a che fare con il presidente Ponticello e tutto il sistema della società che non funziona, hanno sottolineato. Il presidente Ponticello da 3 anni possiede questa società dicendo di voler vincere il campionato e ottenendo invece risultati assai deludenti. Questo il comune sentire dei tifosi biancorossi dell'ACI Catena Calcio. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Cielo sereno, visibilità buona, temperature in rialzo, 14 gradi la minima, 21 la massima, mare poco mosso. È tutto per questa edizione del nostro giornale che vi dà appuntamento come TG Reporter per domani alle 13:40. Arrivederci.